Benvenuti di nuovo su SPEN Sport per un altro episodio di Sono ancora tipitosti Surf Edition. Cody Maverick era destinato a diventare il più grande surfista di Pingu dopo Big Z Topanga. Ha sbalordito ed entusiasmato gli appassionati e i critici con le sue manovre new school. Ha stracciato il 9 volte campione nonché bullo locale Tank 38 Evans. Degli Outer Banks con gli Hang 5, i migliori di tutta la piazza. È stato il mio sogno fin da quando ero piccolo. E finalmente diventerà realtà. Vittoria, fama e ricchezza erano a portata di mano del giovane Cody Maverick, finché all'ultimo minuto non ha scelto di proteggere il suo amico Joe Ruspante da quello scorretto di Tank Evans e ha rinunciato all'occasione di vincere il trofeo. Joe Ruspante si piazzò al primo posto e da quel momento si è guadagnato la popolarità nel mondo del surf professionista. Maverick però non si è lasciato la faccenda alle spalle. Vediamo cosa combinerà in questo episodio di Sono ancora tipitosti Surf Edition. Allora, Cody, perché non cominci a dirci che cosa hai fatto in questi ultimi anni? Prima ho io una domanda per te. Va bene, Sara. Tu o qualcuno a cui tieni ha mai espresso il desiderio di surfare da professionista, di essere il padrone dell'oceano? Come hai detto? Posso farti vedere come si fa alla Pingu Surf Academy? Alla PSA insegniamo le mosse più nuove, pazzesche, ai prezzi più bassi. Vuoi salti mortali? Li avrai! Vuoi le giravolte? Le avrai! Vuoi scivolare nel tubo? Puoi scommetterci che lo avrai! Noi cerchiamo di fare un programma, non puoi schiaffare la tua scuola di surf nell'intervista. Salve, io sono Lani Bannina e cofondatrice della PSA, dove il nostro motto è divertiamoci ma in totale sicurezza. E per un tempo limitato citate questo spot e avrete il 30% di sconto e la prima lezione gratis. Gratis. Non buttate i soldi con quei due perdenti. Ci si mette anche lui. Dovreste imparare il surf da un vero maestro, giusto Banda? Sì, sensei. Sono il 9 volte campione Tank Evans e potete scoprire come avere successo grazie all'istituto di surf online di Tank. Mandatemi solo i dati della carta di credito dei vostri genitori. Lavati dai piedi, Tank, stiamo girando uno spot pubblicitario, sai? No, non è così. Come fai a promettere a dei principianti che li trasformerai in vincenti quando tu non hai mai vinto niente? Guarda tutti i miei trofei, invece, sono uno più bello dell'altro. Tank, comincia ad avere le braccia un pochino stanche. Sopporta il dolore, fa parte dell'allenamento. Volete distruggere gli avversari? Venite alla mia scuola, la TOSI, e avrete un trofeo di partecipazione in regalo con l'iscrizione. Se cacciate i soldi... Tank, sloccia da qui! Tra le altre cose, vi insegneremo anche a lavorare in squadra e capirete come si deve comportare un surfista. D'accordo, stop! Stavolta mi licenzieranno. Aspettate! Vi posso parlare della possibilità del franchising se cacciate i soldi? Cody, Cody, dai, sveglia. Lo sta per tutti i giorni. Infatti, che non va. Infatti, adesso passo lo scorso così da fisco. Mi va a farne la bascia. Ma questo non è il mio cellulare, è una cazzata. È stato un surfista di alto livello. Mi piace quella moda. Sì, c'è un po' le bevite nel bazzo. Che grande risposta. Ovviamente. Mi danno corpale. Sì, mi sembra fichissimo. Ma è fratello. E lo devo a te e nessun altro. Se non mi avessi salvato la vita dei contratti pubblicitari, andresti in tour, in TV, faresti urlare in palco. Sì, ho capito, ho capito. Ehi, Cody, ho preso questo per te mentre ero in tour. Oh, grazie, Joe. Ma mi piacciono questi pinguini super tosti. Wow, gli Hang 5. Questi tipi spaccano. Hai fatto surf con loro, per caso? Li ha mancati per un pelo. Li conosci, sono sempre in viaggio, in giro per il mondo alla ricerca della prossima sfida estrema. Sono troppo pazzi per me. Joe Ruspante, puoi insegnarmi le tue mosse? Tu sei il più fantastico dei tacos.
Yang 5. Qua. Ma al momento ho la scuola di surf, il mio lavoro da bagnina e le grandi onde che mi tengono occupata tutto l'anno. Non potrei desiderare di più. Inna, insegnare è più difficile di quello. Però sono un mistero.